Un caro saluto a tutti e tutte, come sempre. Piccola analisi per le persone agili di mente. In questa composizione si ricorda che la Luna ci mostra sempre e solo la stessa faccia. Sotto a sinistra si vedono le località dove, così ci raccontano, sono allunati. Per vedere la Terra da qualsiasi di quei punti, si dovrebbe guardare in alto, sempre, perché la Luna ci mostra sempre e solo quella faccia. Siete in grado di spiegare agli spettatori come è stato possibile che nelle immagini a destra degli astronauti, scattate davanti a loro, appaia anche la Terra, la bella biglia blu che dovrebbe trovarsi solo e sempre sopra le loro teste? La NASA è atterrata con un riparo per i senzatetto, fatto di fogli, tendine da doccia, pannelli rotti e nastro adesivo. Avete dei fogli? Ma vi sembra che questi tizi, quelli della missione Apollo 11, siano appena andati e tornati con successo dalla Luna? Oppure quei tizi sono stati forzati a mentire che lo hanno fatto? Se non la smetti di dire bugie, ti farò diventare un astronauta. L'Apollo 11 sulla strada della gloria di Hollywood, classico esempio della verità in piena vista. Nient'altro che attori. Sormonterò sopra le nuvole e sarò simile all'Altissimo, Satana. Passeggiata spaziale. Detriti spaziali? Nessun problema. Detriti spaziali sono solo immagini grafiche computerizzate fasulle. Direttamente da Photoshop. Guarda come sono false tutte le immagini della Terra, semplicemente guardale! Questo è Marte, incredibilmente strano ma vero. Veduta mozzafiato della Via Lattea vista da Marte. Il pianeta Plutone, Pluto in lingua inglese, una coincidenza? Bugiardi. Possiamo andare sulla Luna in un nanosecondo, il problema è che non abbiamo più la tecnologia. Don Pettit, astronauta della NASA. La cintura di Van Allen è un'area pericolosa per le radiazioni. Dobbiamo risolvere questa difficile impresa prima di inviare persone attraverso questa regione dello spazio. In alto a sinistra NASA 2017, in alto a destra Hollywood, il giorno dopo del 2004. In basso a sinistra i tre uragani Katia, Irma e Jose. In basso a destra, la sagacia di capire il numero della bestia e il numero per l'uomo 666. La fasulla stazione spaziale nei dettagli. Cercate terra piatta, il globo è una menzogna. Trova la tecnologia per andare sulla Luna, adesso! Porta il tuo di dietro su Marte! Nel 1952 Wernher von Braun ha scritto un libro intitolato Progetto Marte, dove immaginava che un colonizzatore su Marte sarebbe stato guidato da una persona che si chiamava Elon. Spazio. Il più grande inganno che abbia fatto il diavolo è stato convincere il mondo di non esistere. Il Dio onnipotente, la Terra piana e Gesù vinceranno. Non spruzzarli semplicemente col bario.
Efesini 6:12. Poiché il nostro combattimento non è contro il sangue e la carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti.